se mi spaccio per... però faccio poco di più, Martina, vieni a me con noi. Questo lo puoi prendere là. E chiedigliela, te la porti a casa. Ho detto ma faccio fare una da cosa, l'ho già detto. Bella della nuova. Dove c'è sta cosa là, come si chiama? Alberto, me la parlo di nuovo. Ma prendila questa che è bella, anche tu e lei, no? Sembra sì. Proprio naturale. Quando viene qua, l'ho già detto. Padova, che è un progetto ideato dal Circolo Rete Ambiente di Legambiente, partecipiamo al progetto per coltivare in acqua, cioè con l'idroponica. Infatti sono oramai un anno e mezzo che stiamo coltivando delle piantine direttamente nell'acqua. Queste sono le radici che vanno a pescare nell'acqua i loro nutrimenti, che vengono aggiunti chiaramente all'acqua, e queste sono piante di insalata che vedete hanno appena 3 settimane e quindi crescono in maniera estremamente veloce, e le piante, le foglie sono veramente squisite. Thank you.
Buongiorno. Entriamo davanti al vigneto, la vite biblica, eh? La vite sta qua al vigneto. Bene, bene, grazie di questa accoglienza, è la seconda volta che vengo qua a visitare l'orto, l'altra volta ho avuto un po' più di tempo, quindi i maestri coltivatori mi hanno un po' spiegato i diversi ambienti, diverse piante, anche le api, anche... Non sapevo di doversi parlare, comunque benvenuto, siamo molto felici del fatto che sia ritornato dopo alcuni anni e la cosa importante è che la nostra collaborazione con la parrocchia continua e non solo con la nostra parrocchia ma anche con le parrocchie vicine, San Leone Magno, Casoretto, infatti lunedì arriverà Don Alberto di Casoretto e il nostro ortista Umberto che ha scritto un bellissimo libro sulla vigna e poi da quello che si esce dall'uva, cioè il vino, racconterà ai ragazzi della vigna e quindi ecco, questo qua. E quindi noi siamo felici e speriamo che i frutti della terra che poi vorremmo che portasse con lei siano buoni. Basta, io non ho altro da dire. Grazie. Grazie allora al Franco, un caro amico. Allora adesso dalla parrocchia viene celebrata qua all'inizio del mese del tempo del creato alle ore 18. Si conclude il 4 ottobre San Francesco, ma lo concludiamo quest'anno oggi perché c'è qua il nostro arcivescovo. Allora ascoltiamo la preghiera di San Francesco. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, fa che io porti amore. Dove c'è offesa, che io porti il perdono. Dove c'è discordia, che io porti l'unione. Dove c'è dubbio, che io porti la fede. Dove c'è l'errore, che io porti la verità. Dove c'è disperazione, che io porti la speranza. Dove c'è tristezza, che io porti la gioia. Dove ci sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto essere consolato quando consolare. Quanto consolare, essere compreso quanto comprendere, essere amato quanto amare, poiché è dando che si riceve, dimenticando se stesso che si ritrova, perdonando se che si è perdonati, morendo che si risuscita vita eterna. L'arcivescovo pronuncia la preghiera di benedizione, sii benedetto. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi riconosciamo la tua gloria negli immensi spazi stellari e nel più piccolo germe di vita che prorompe nel gambo della terra madre. Un attimo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Di riconoscimento come animatori, laudato sì,
e per l'impegno a far vivere Laudato Si nella propria comunità, dice Papa Francesco. Basta, come animatore Laudato Si e per l'impegno a far vivere Laudato Si nella propria comunità. Abusiva, cioè qui buttavano i rifiuti, le macerie, c'era un disastro, i topi che giravano e la puzza, qui c'era una discarica. Questi uomini e donne hanno detto: qui faremo un giardino. Città può diventare un giardino se la gente che vi abita se ne prende cura. Non c'è posto per la maleducazione che trasforma la città in una discarica. C'è posto per l'uomo che scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Bravi, grazie, applausi a tutti. Bisogna ricordarsi. Facciamo la foto, siamo tutti, si vedono. Chiamiamo Franco. E questo qui però poi, se vuoi visto? No, no, dimmelo, 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 dimmelo. Chiedilo al Don Felice, io sono il fotografo della chiesa. Ah beh, non c'è problema. Sì, chiedilo al Don Felice e te le dai. Sposta anche qui. Angela, vai a farti la foto. Se vuoi le mie, no, poi gli ho detto, manda, poi vieni a fare foto anche tu. Vieni, dico, vieni, no, dai. Vengo assolutamente perché bisogna vedere se ha già un fotografo. Ok, guardate qua, un bel saluto a tutti. Grazie. Rischia. Io andrò anch'io e magari torno di pomeriggio per le ore. Non viene, no, vi aspetto ragazzi. Allora ognuno deve portare un barattolo, eh? Portatemi un barattolo e portate un barattolo io a casa. Da quanti litri? 5 litri? Sì, da 250 grammi. Vabbè, però la batto. Cosa facciamo poi? Allora, no, i bambini. Anche se è così, poi dopo. Può benissimo essere. State attenti ragazzi perché veramente è l'ardesia, l'ardesia taglia. Vabbè, vado a prenderla. Vado a prenderla. Anche se è così poi matura. Taglia solo quello cicciotto. Ma io? Oh, io che non mi noienne, eh? Raccogliamo solo le mele. Va bene. Io 80 anni. Sì. Trumbè. Tutta la gente è andata sullo scalo. Più unite. Nascerà un albero, non preoccuparti. Era una brutta, una brutta nomina dietro. Sì, va bene, ma quella lì è la fantasia. Perché no, ma c'è.
Vieni qua. Vieni qui a vedere il cestino, guarda. Fammi vedere. No, perché sembra che stiate facendo una finta. Ma scusate, venite tutti qui così ci facciamo fotografare col cestino. Ma questo è un film. Poi le raccogliamo. Dimmi tutto, Franco. Può venire qua un attimo? Aspetta che stavo vedendo qui... Gli ho detto a lui di prendere in spagoletta lui, ho detto di no. Le trombe. Perché qua c'è tranquillo, fai quello che devi fare. Ecco, questa è caduta. Adesso poi la raccolgo. Caspita, si è riempito mica male. Questo è veramente porco carico. Cane. Certo. Fa caldo, dentro casa ti accorgi che se stai ferma, che a un certo punto dici va, mi metto la felpa, adesso invece fa caldo. Battono, sì sì. Allora i bambini... Steffi, sono in ritardo. Ciao Daniela! Dimmi cosa devo fare. Vieni, devo livare? Maestro, Daniela, Michele, cheese, fai vedere le olive. Ecco le olives, Ah, era tuo? Ma dai, che... No, prendi. Ma no, ma dai, ma lo metto nel cesto, tutti prendi. Ma scusa, ma non devi scolare la pasta veramente, pensavo avessi già preparato. È stato lui che quattro. No, lui mi ha detto, vai a rubare. Via a girarci. Giratevi un attimo. Sì, ma non allontanarti, è bello, che mi piace, gira, si allontana. Ragazzi, vi sporcate. Arrivo, mi sono vestita nel bianco, poco adeguata. Allora, una, vai, va bene. Poi quando fai più grande fai mi devo spostare, meno anche, ma mi ha fermato qua. No, ma senti, c'è solo questo, basta. Allora, questo è così. Ci sono altri vasetti? Mi sembra di no. Sì, ce n'è. Ma dove? Vuoi che Vittorio ne abbia vasetti in giro? Ma questo è troppo. Olive? Allora, finocchietto, peperoncino, dopo cosa ci va? Rametto, finocchietto. Ah, il rametto. E dopo? Un po' di sale. Basta. E basta? Poi il sale dopo glielo metto io. Allora, poi dopo quanto devono rimanere a macerare? Quelli hanno 6 giorni. 6 giorni? Quelli lì. Qua ce ne vogliono 12. Beh certo, questi sì. Sono appena fatti. Allora. Ma in totale per poterle poi mangiare... Dopo 10 giorni ci vanno benino, leggermente amare. Andiamo più avanti? Ah, più avanti è meglio, eh? Quindi ci vorrà un mesetto? No. Per Natale? Un mesetto, ci vogliono quelli lì sott'acqua. Cioè, ha detto di lasciare. Sai che io col finocchietto lo faccio un po' di... No, questi qui sono quelli che mangiano in sera. Quella è la maniera. Dai, brindisi!
Non può mancare, bravi. Scusate, lo devo per forza prendere così. Vabbè, passami qua, facciamo come la nonna. Come la nonna. Questo non lo tengo io. Questo non lo tengo io.